La polizia di Stato sabato notte ha arrestato un 43enne gestore di un esercizio commerciale del centro storico con pregiudizi di polizia per reati contro la persona e il patrimonio ed il cognato 27enne incensurato, suo collaboratore nell'attività, per detenzione di cocaina già confezionata in singole dosi e pronta per essere smerciata. Il locale in questione nel tempo era stato già attenzionato dagli uomini del commissariato quale luogo di possibile spaccio di sostanze stupefacenti per il continuo via vai di giovani che vi si recavano anche solo per pochissimi minuti, allontanandosi poi frettolosamente. Il sistema usato dai due per l'immissione nel mercato modicano di droghe pesanti era riuscito più volte ad eludere i controlli della polizia. L'operazione antidroga portata a termine dagli uomini del commissariato di Modica nella serata di sabato scorso ha posto un freno all'attività di spaccio dei due, che questa volta sono stati colti in flagranza di reato e tratti in arresto. Tale attività, svolta con servizi di appostamento mediante l'impiego di pattuglie supportate dall'attività tecnica della Polizia Scientifica di Modica, ha preso avvio nella tarda serata di venerdì scorso, quando gli uomini del commissariato, coordinati dal loro dirigente, hanno bloccato uno dei due giovani che era entrato all'interno del locale, uscendo pochi minuti dopo. La perquisizione eseguita dagli agenti ha portato al rinvenimento di 4 dosi di cocaina confezionate allo stesso modo di quella sequestrata al giovane bloccato prima nei pressi del locale, che i due arrestati nascondevano all'interno di un telecomando al posto delle pile. Altre dosi sono state rinvenute all'interno di un interruttore elettrico che veniva aperto dai due al bisogno mediante un avviatore elettrico nascosto sotto il bancone. È stato proprio il rinvenimento di questo attrezzo nelle vicinanze dell'interruttore posto vicino al bancone a tradire i due, a svelare il nascondiglio. La perquisizione eseguita in tutti i locali dell'esercizio pubblico ha portato poi al rinvenimento di un bilancino di precisione di materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi di cocaina che venivano posti in sequestro assieme al denaro rinvenuto provento dello spaccio, che è stato trovato nella tasca dei pantaloni del 43enne. L'operazione antidroga portata a termine dalla polizia di Modica ha evitato l'immissione nel mercato di dosi di cocaina che avrebbero fruttato gli spacciatori ingenti guadagni.